questo splendido racconto fatto di volti dell'arte popolare napoletana, nell'ambito della medicina, che significato hanno? Beh, è un presepe, però presepe a Napoli è un'istituzione, come diceva Edoardo, ti piace o presepe? A papà, e quindi è tutto, e rappresenta un po' l'anima di questa città ed è il presepe che nasce da un gioco di Carlo III di Borbone e diventa una delle formule più condivise dalla nobiltà e poi dalla borghesia napoletana, collezionare queste statuette che rappresentano non soltanto la scena della natività, perché il presepe è fondamentalmente questo, no? Il ricordo della nascita di Gesù, che è venuto per cambiare il mondo, no? Per salvarci. E questo è il ruolo religioso che noi non dobbiamo mai dimenticare. Però a Napoli il presepe ha una caratteristica particolare, racconta la storia della città, delle botteghe, degli artigiani, ecco, da Benino alla cantina, sino alla trattoria, e poi ci sono tutte queste figure che sono tipiche del presepe napoletano. E tra questi ovviamente ci scappava anche qualche malato. Infatti la vita reale significa poi che qualche collezione molto importante aveva dei pastori malformati o con delle malattie. Io ho preso spunto da questo e abbiamo realizzato un presepe, oserei dire scientifico, che ha la presunzione di raccontare la malattia usando il manufatto del presepe napoletano come se fosse un po' il leitmotiv che racconta la storia delle malattie, delle epidemie e, perché no, anche del percorso della scienza, e quindi presenta anche i guaritori. Per esempio, lei sta ripigliando adesso la scena di un'amputazione molto cruenta, dove c'è il chirurgo che ha l'abito rosso e legge il libro, mentre invece il barbiere ovviamente effettua con la sega l'amputazione. È molto curata anche l'iconografia dello strumentario, in genere insomma siamo molto accurati nel raccontare come si verificava, come si faceva l'emostasi. Per esempio si usava il ferrum candens, il cauterio arroventato sui carboni, i coltellacci sporchi di sangue, ma anche la protesi che poi indosserà il paziente e poi il paziente dopo, ecco, con un'amputazione di gamba e una gamba di legno. Quindi vedete, noi abbiamo cercato di ricreare fondamentalmente l'ambiente. Ecco, queste. Ecco, ma vediamoli uno per uno questi... Questi volti e queste messe in scena. Questo, per esempio, è una persona amputata che chiede l'elemosina, la grazia, e quindi vedi che c'ha al collo c'ha una busta dove ovviamente lui ci mette del denaro, per esempio, no? Poi c'è un letto dove lui sarà ricoverato. Queste sono è un po' lo spirito del presepe. E raccontare in realtà le malattie un po' per esorcizzarle, perché questo è il senso, perché le trasformiamo quasi in un giocattolo, una nuova Barbie che racconta la storia questa volta della malattia. Ecco. Nella storia dell'amputazione tu hai nominato il cerusico o il barbiere. Sì. Ecco, ma sembra incredibile il dottore con il barbiere come... No, è la regola. Se tu leggi per esempio le mie memorie di Silvio Pellico, vedrai che nel capitolo dedicato all'amputazione, allo Spielberg, lui viene un chirurgo da Vienna, ma in realtà non è lui che fa l'operazione, ma l'operazione realmente la fa il barbiere, a cui poi Maroncelli regalerà una rosa. E quindi proprio qua è espresso bene come il chirurgo che conosceva il latino legge il libro e indica l'anatomia al barbiere, e il barbiere invece, che sa muovere meglio le mani, effettua l'operazione. E questo è un passaggio molto raffinato per far capire come le figure professionali agli inizi erano molto confuse, per cui il barbiere applicava, diciamo così, le sanguisughe,
piede incideva l'ascesso, non ci deve meravigliare. È chiaro che se andiamo ancora più indietro, questa è una figura di fine Settecento, vedi proprio la caratteristica del chirurgo che comunque ha un abito in rosso, un abito curiale, e invece il barbiere che veste con una foggia normale, ma che però è colui che poi si sporca le mani. Ecco. Anche perché un medico non avrebbe mai compromesso la sua scienza e la sua arte facendo qualcosa concretamente, perché a volte le cose andavano anche male. E così in questo modo lui distaccava dalla sua responsabilità l'esercizio professionale realizzato da altre mani. È molto ambiguo, tu sei un ottimo chirurgo. Tu chiameresti qualcun altro, un barbiere, qualcun altro che ti fa il lavoro? Ma oggi no, però all'epoca chi faceva questi mestieri erano considerati la categoria di più basso livello nell'ambito della cura. Cioè, non è come oggi, attenzione. Quindi, paradossalmente, il chirurgo nella scala sociale non rappresenta quello che oggi rappresenta, no? Che è una specialità della medicina, ma all'epoca la chirurgia era quasi considerata la Cenerentola della medicina, e chi la praticava ovviamente non aveva né studi né conosceva l'anatomia, ecco perché aveva bisogno poi del medico che, conoscendo la tecnica e l'anatomia, lo guidasse nei gesti. Però magari nella realizzazione gestuale queste figure professionali erano addirittura capaci di portare a termine un'operazione. Il binomio, diciamo così, poi si interrompe perché a un certo punto il barbiere richiede ovviamente di avere le stesse attribuzioni del chirurgo e si trasforma da chirurgo barbiere a cerusico vero e proprio. E tutto questo processo si verifica tra il 600 e il 700. Le categorie sanitarie, potremmo dire. Queste statue, alcune sembrano dei piccoli gioielli. Come nascono? Che epoca hanno questi oggetti? No, alcune sono antiche, ma la maggior parte sono state fatte dai migliori maestri di San Biagio dei Librai e hanno... Per esempio, questa composizione così complessa del taglio della gamba. L'abbiamo dato noi all'artigiano, non era in grado di concepire questa scena, che prevede, vedi, una biblioteca, un letto, un paziente che è guarito ma che comunque porta ancora gli esiti della grave operazione che ha effettuato, poi vedi dei libri, vedi ancora dei farmaci, delle protesi di arto inferiore, vedi una persona che ha un'amputazione di gamba e anche di mano, ecco, una protesi a uncino, quindi ci sono le stampe che sono state riprese dal Diderot e d'Alembert, quindi sono proprio contestualizzate al tempo. Quindi questo non è per noi un presepe gioco, per noi è un modo per trasmettere la conoscenza usando invece un pastore che richiama l'aspetto più tipico ovviamente della napoletanità, ma solo superficialmente può ingannarti, ma se tu vai nei dettagli, come stai facendo tu, ti rendi conto che nulla è lasciato al caso, ma ogni oggetto ha un suo piccolo perché. Ecco, la spugna serviva per asciugare e quindi per asciugare il sangue dal campo chirurgico, poi serviva il ghiaccio per fermare emorragie, i lacci per legare, quindi la cinghia per bloccare le emorragie con un legaccio, quindi vedi, è tutto costruito in maniera molto tecnica. Ecco, questa scenografia così articolata, facciamo un po' la storia dell'oggetto artistico. Com'è nata? Ecco, com'è nata pure questa iniziativa? L'iniziativa è nata perché noi volevamo colpire il nostro pubblico, che se gli racconti attraverso carte, documenti o strumenti l'evoluzione della scienza, magari è più fredda. Invece così ne abbiamo realizzato un'installazione, in effetti, un'autentica installazione. Infatti questa è una scena di una amputazione per un paziente che ha già un arto in gangrena, vedi che l'arto è già devascolarizzato e ha un aspetto verso il colore scuro, verso il colore pulga. All'artigiano gli avete dato un bozzetto? Gli abbiamo dato dei bozzetti, loro l'hanno guardato, ma hanno fatto le prove con noi e se non andava bene l'abbiamo fatto ripetere 10 volte, 100 volte.
tra l'altro insomma, avevano come committenti delle persone non facili da accontentare, perché noi cercavamo la perfezione del gesto, perché il gesto medico è anche elegante, allora trasmesso nel modo giusto ti fa capire tutto quello che ci sta dietro, nella postura del corpo, nella scelta. Vedi per esempio anche l'ammalato è spaventato e guarda con gli occhi verso il cielo e verso il chirurgo, ma anche l'aiutante invece guarda la mano del maestro e il libro che sta indicando. Cioè, voglio dire, c'è tutto un rimando al rapporto tra paziente, il maestro e l'allievo che segue. Quindi questo è proprio il segreto del... così come lo vedi su questa scena, lo trovi anche in altre scene. Ecco, questa è una situazione dell'amputazione. Ce n'è un'altra, qualcun'altra qui che puoi raccontare? Questo per esempio, questa è la ruota dell'Annunziata. Tu qua trovi per esempio una donna che è pregna in abiti settecenteschi e c'è la ruota esterna che in effetti è una tramoggia di legno che cosa fa? Consente in realtà di portare un bambino dall'esterno verso l'interno, e lei c'ha addirittura un altro bambino che sta per nascere e non sa se abbandonare o meno questo ragazzo. E quindi proprio si ricostruisce anche il movimento per far capire alle persone come questi 360 gradi in realtà ti trasformavano in un figlio della Madonna. Ecco. Giralo ancora. Perché dall'altro lato tu... E poi vedi anche la scena, perché prima... questa era la ruota all'esterno, ma se vai verso l'interno ti rendi conto che ci sono due fori per guardarci dentro, per cui le suorine cercavano di capire che stava succedendo, se sentivano rumori nella tramoggia, e da qua riesci a vederla bene. Se invece tu ruoti ti rendi conto che poi puoi guardare con una feritoia più larga prima, e poi questa qua, perché a volte mettevano dei cani, dei gatti all'interno che facevano rumore, e poi invece il bambino vero e proprio veniva preso, lavato, gli si dava un nome, in genere per lui si usava esposito, ma non solo esposito, a volte si dava anche un nome altisonante del viceré o del responsabile delle guardie del viceré in quel periodo. Quindi tu trovi spesso a Napoli, ma anche tutte le città, dei nomi strani. Caracciolo, per esempio. Trovi Caracciolo, un doppio cognome, trovi un cognome spagnolo, dei Udicibus, magari in un basso, in un vicolo, oppure trovi un doppio cognome di origine spagnola. È evidente che in questo caso la famiglia ha beneficiato probabilmente della munificenza e della generosità, probabilmente di una persona che ha voluto... concedere il nome della sua famiglia ai trovatelli di quel periodo. E questa è molto bella, sta storia. Ma in tutta Italia è così, guarda che 2000 bambini all'anno venivano abbandonati e c'era tutto un mercato, c'era il turno di guardia delle suorine, per esempio alla ruota, c'erano le nutrici dell'Annunziata, perché nel numero, ogni nutrice allattava 20-25 bambini, e qua una di queste, vedi, c'hanno il segno della collanina col simbolo di essere i figli della Madonna, e lei c'ha una mastite, vedi, c'ha un arrossamento della regione mammaria, per cui è capace di trasmettere ovviamente l'infezione, le staffilococcie, le streptococcie provocano delle diarree incredibili. Poi trovi una malformazione, un labbro leporino, uno cieco, uno che ha una cifosi molto grave, probabilmente un morbo di Potto, tubercolare, però cura. Anche questa è una legge del contrappasso, no? Cioè una persona sfortunatissima che ha addirittura tre patologie, però paradossalmente può fare un cristiere. Che significa? Secondo il nostro modo di napoletano di interpretare la realtà, chi è che ti legge la fortuna? La persona... lo sfortunato. Lo sfortunato, oppure o femminella, quello che nel Settecento era considerato il diverso
esiste che ancora. Che è uno sfortunato lo stesso. La tombola del diciamo così, dei femminielli che a Napoli è un'istituzione. È chiaro che adesso tutto questo ci fa sorridere, no? Perché per noi il mondo dell'ermafroditismo, là ce n'è rappresentato uno, è nato proprio a Napoli. Napoli ha vari termini per indicare la sessualità doppia. Ma allora, perché proprio Napoli? Guai, è un retaggio greco. È un retaggio antico anche di libertà, perché qua c'è stata sempre una grande tolleranza nei confronti dell'accoglienza, dell'accogliere anche chi aveva ovviamente non una patologia, perché non è una malattia, ma una condizione in cui ovviamente si scontrava quella che era la cosiddetta decenza pubblica. Allora tu vedi quei due, per esempio, che hanno il vestito blu, la zimarra blu, sono della Pietà di Turchini ed erano dei castrati. Infatti, se fai attenzione, vedi che hanno dei nei al volto, hanno un aspetto un pochino ambiguo dal punto di vista sessuale. E questo per farti capire come in realtà li abbiamo voluti mettere sul presepe, perché fanno parte anche loro di una scena, anche se non rappresentano assolutamente una patologia, così come anche la donna obesa, per esempio, il prediabete o il cushing, vedi, la fascia cushingoide, cosiddetta la faccia a luna piena, no? Oppure il gozzo, vedi quello struma, la tumefazione tiroidea, ce ne sono due che hanno, per esempio, una tumefazione tiroidea, oppure un cieco, il tracoma, oppure il cavadenti, altra scena interessante e intrigante, c'è il cavadenti che sta estraendo con una chiave da ottavo, e il paziente, il malcapitato, si agita un pochino, e ci sono i ferri anche questa volta sul campo chirurgico, vedi, e soprattutto trovi pure la scimmietta. Perché la scimmietta? Perché all'epoca bisognava attirare ovviamente i clienti, quindi come oggi ancora i medici fanno, mettendo la pubblicità su internet, su qualsiasi formula che possa ovviamente attirare l'attenzione, viene usato. Poi trovi, questo per esempio è un giovane che ha un irsutismo, cioè un sistema pilifero molto sviluppato, è un nano con ipertrofia ovviamente del pelo, e questa è una malattia ipofisaria, per esempio. Oppure questa è una cirrosi etilica, vedi? C'è un beone che beve una grande quantità di alcol, le sue bottiglie, i suoi fiaschi sono vuoti, e c'è un'ernia ombelicale e un'ascite, quindi c'è proprio una vera e propria cirrosi. E quindi vedete come in realtà c'è anche una lesione cutanea da cirrosi. Cioè noi siamo molto attenti a cercare di trovare le condizioni. Così, per esempio, la donna albero, come nell'Inghilterra vittoriana c'è stata Elephant Man, questa donna teneva l'aspetto cutaneo, era una lussazione congenita dell'anca, era una sciancata, una stenosi esofageale, quindi non decudiva bene, ma aveva una pelle così spessa che non si poteva nemmeno tagliare con un bisturi. E un caso, il primo caso descritto di sclerodermia dal professore Curzio, incurabile, lo descrisse anche il principe di San Severo. Quindi vedete, di questo si parlava ogni giorno a corte. Il re, la regina, i principini volevano essere informati se si era scoperto qualcosa sulla malattia della donna albero, perché aveva la pelle come una scorza di un albero. Vedete, in realtà poi uno non si rende conto, ma questi avvenimenti, le malformazioni, spesso se ne discuteva anche in un pubblico ristretto di culti, persone culte, no? Ma per esempio negli anni 60, se tu guardi quella bambina che le manca l'avambraccio e la mano, quella per esempio è una malformazione da talidomide, che è un farmaco usato come sedativo, e in gravidanza provocò una piccola ecatombe in bambini, e molti nacquero con le malformazioni e arti focomedici, cioè le mani attaccate direttamente alla spalla, oppure malformazioni più complesse come in quel caso. Quindi anche noi cerchiamo, anche nella ferita d'arma bianca, questo per esempio è il coltello della camorra napoletana, la cosiddetta sfarziglia, che si scontra contro un bastone, no?
E queste sono delle persone molto frequenti all'epoca del Settecento, sono quelli che portavano i pesi durante le processioni e quindi avevano questi tumori cutanei, lipomi, che poi si trasformavano spesso in liposarcomi, che servivano poi per attuare la... Portavano i santi. Portavano i santi, ma tuttora esistono ancora. Questa poi è un'altra scena, per esempio, molto bella, che abbiamo ricostruito una trapanazione cranica. Si facevano operazioni al cervello nel Settecento, molto poco ovviamente, ma che esiti avevano? Ma drammatici, perché questi, quelli che venivano operati non erano certo le emorragie intracerebrali, ma erano ovviamente i matti furiosi che andavano sedati. E quindi a volte fare un foro di trapano per loro significava far uscire gli umori dal cervello. Quindi, però la scienza in cammino, io ho voluto anche qua mostrare con una serie di oggetti particolari, ecco qui ne vedete alcuni, ho voluto raccontare storia dello strumentario medico. Avete coinvolto dei miniaturisti per fare questo lavoro? Sì, sì, devo dire, sono stati grandi pastorari, devo dire amici carissimi, fratelli Scuotto della Scarabattola, ma non solo loro, tutti quelli che avevano esperienza. E poi, devo dire, un ragazzo, un nostro volontario, ci ha fatto per esempio le cere che mostrano un cranio dissecato e una craniotomia come se fossero delle autopsie. Cioè, voglio dire, c'è una ricerca dietro questo presepe, non è un banale presepe. Poi trovate per esempio l'ernia, ecco, sotto pancia serve per mantenere l'ernia e in questo caso... Noi a Napoli lo chiamiamo a wallere e a pavosce, sono due termini che indicano, uno di origine araba, walar, l'altro pasapan e papuscia, l'ernia che arriva dallo scrotto. E poi c'è lui, ecco, il ciarlatano, il guaritore improvvisato, lui è Ballanzone, no? Che è un po' alchimista, un po' il notaio, però se tu vedi Enzo, ti affacci, vedi che sul suo asinello porta degli alberelli per i farmaci, dei vasi per il clistere, porta un alambicco in mano, è un alchimista. Cioè, in fondo lui si adatta e cerca di vendere vende un sogno. E qui trovi poi, insomma, la produzione di un farmaco, no? Vedi una scena che mostra quasi tutti i monaci alchimisti. Eccoli qua. Con la teria, che era il prodotto magico più venduto a base di succo di vipera, e loro distillano, pestano, sminuzzano, raccolgono, ecco, da teste di persone morte, pietre, tutto quello che tu puoi, diciamo così, trovare in natura. E poi qui c'è invece, ci sono gli speziali veri, che stanno aggiustando con le dosi precise la posologia da mettere nei sacchetti, per esempio, no? E quindi prodotti da inviare, erbe da essiccare. E comunque, ecco, in herbis vita, cioè la maggior parte dei farmaci che noi pensiamo che sono di sintesi, in realtà sono nati dai raccoglitori. Questo è un raccoglitore che raccoglieva le erbe, vedi, e le porta ai frati del convento, che invece separano il principio attivo. E poi ho una piccola sorpresa per te, se aspetti un attimo. Io ho portato, sapendo della tua visita, una cosa speciale, li metteremo davanti alla Natività. Dammi un secondo però. Presepe, ogni giorno si arricchisce di qualcosa. Queste che ti sembrano? Sono tre boccettine. Uno è argento, l'altro è mirra e la terza è oro. Sono i tre doni che simbolicamente portano i tre magi, no? Non dimentichiamo che i magi erano magus, la parola magus era quello che era esperto di magia, ma la magia era la scienza naturale. Quindi, tre scienziati che portano
l'omaggio al nuovo Signore del mondo, no? Nasce Gesù, e gli portano ovviamente quello che loro hanno. Gli portano l'argento, perché l'argento liquido in effetti serviva, lo usiamo ancora oggi, no? Per disinfettare le ferite, no? In forma micronizzata. Anche nelle teche dei chirurghi romani c'era l'aurum pigmentum, c'era un pigmento a base di oro, che è un antisettico ma anche un antinfiammatorio, quindi noi mettiamo l'oro accanto all'argento, quindi per le sue virtù antinfiammatorie, e poi la mirra di colore ramacio, serviva anzitutto per imbalsamare le persone, ma aveva anche un valore, diciamo così, di ungere un re, e quindi aveva anche esso delle funzioni antisettiche e anche afrodisiache. Quindi vedi, in realtà sono i tre doni dei tre re magi, noi li abbiamo messi simbolicamente davanti a Gesù. È uno strano presepe il nostro, che in realtà, ma senza scherzare, in realtà vuole proporre un modello di conoscenza e guardare in maniera completamente diversa quella che invece è la realtà salvifica, perché non dobbiamo dimenticare il grande senso religioso e soprattutto che il valore che nella tradizione cristiana è il nostro presepe, no? Significa la rinascita, la nuova vita, significa una tappa fondamentale. Noi quando festeggiamo il Natale ci riferiamo poi a una data del calendario astronomico e del calendario della storia dell'uomo, proprio perché vogliamo dare il senso della continuità e del ciclo della vita e della morte. E noi qui abbiamo aggiunto invece, secondo noi, un apparato scientifico che si muove intorno a questi pazienti, e a nostro modo abbiamo pagato un prezzo da un lato all'artigianato e all'arte napoletana, perché questo comunque è la presepistica e oserei dire uno dei beni dell'anima della città, no? Noi rappresentiamo in genere Maradona, rappresentiamo il presidente del Consiglio di turno, rappresentiamo i fatti del momento, quindi in realtà noi siamo entrati in fondo nella vera tradizione, perché il presepe, quando fu messo a punto nel Settecento, rappresentava delle figure reali, mica erano delle figure fuori del tempo. Noi le abbiamo congelate al Settecento, ma in realtà abbiamo raccontato la nascita delle arti e dei mestieri sanitari e di tutte le malattie del mondo. E in più gli ammalati li accettano anche col sorriso sulle labbra, perché è come se partecipassero anche con gioia a questa sorta di installazione artistica, e quindi ci danno anche il senso di quella grande capacità di sopportazione e lo spirito di superare ogni malattia avendo, insomma, anche il sorriso sulle labbra. Senti, a me mi ha colpito una battuta che hai fatto. I pastori come un gioco per Carlo III. Nacque così i pastori, è una tradizione che viene portata a Napoli dal presepe francescano, poi arrivano a Napoli con San Gaetano da Thiene, e sono dei pastori molto alti, quasi a mezza altezza d'uomo, figure ligne, e poi il presepe evolve, anche perché il primo presepe a Napoli viene fatto proprio nella chiesa della Salletta, che è accanto all'ospedale degli incurabili. Quindi vedi come le storie poi tutte quante si collegano tra di loro. Ecco perché a noi è venuto sempre la voglia di raccontare il presepe dei pastori malati, perché era anche un modo per rappresentare quel grande caleidoscopio di medici, di suorine e di infermi, di studenti di medicina che imparavano l'arte, che era nel grande ospedale degli incurabili. Quindi questo crogiolo un po' alchemico del cortile degli incurabili nella mia mente era la scena del presepe. Ora la scena del presepe invece è la grande corsia delle donne luetiche della sala del lazzaretto che fa da sfondo. Ma in realtà ogni
pastore può vivere di una sua vita isolata di per sé stesso, perché ognuno rappresenta la malattia e il suo modo di porsi davanti alla malattia. Per esempio questo, vedi, una persona che ha le stimmate della lebbra e vedi, ha quest'occhio un po' spento e ha perso già un piede, ha delle lesioni molto gravi dal punto di vista del viso, e poi ha un'espressione veramente di dolore grandissimo. Alcuni hanno l'espressione della meraviglia, altri ancora dell'incredulità. Come tu vedi, spesso ogni pastore ha più patologie, e questo poi è ricorrente, perché noi diciamo a Napoli o cane o stracciato, cioè se tu tieni un problema probabilmente te ne viene un secondo, e se ne hai due può darsi che te ne arrivi un terzo, e in medicina questo purtroppo può risultare fatale quando, non so, a un trauma si verifica un'immunodepressione, l'immunodepressione favorisce poi la neoplasia e così via. Cioè, voglio dire, in realtà noi raccontiamo, le cure spesso approssimative, e adesso i nostri malati non sono più incurabili, come ne abbiamo scritto nel titolo della mostra, incurabili pastori, e non ci sono più i medici ciarlatani nel passato, ma la scienza fa sì che l'ammalato che era incurabile diventa molte volte curabile, curabilissimo, e quindi in realtà questo presepe ha anche il valore di aumentare la consapevolezza in chi viene a visitarci di quanto la scienza abbia modificato la storia del mondo.